trovato la Conner SRL di Amaro in provincia di Udine. Produce motori a turbina ed elicotteri. Ne parliamo con il titolare Sergio Bartoluz. Vi voglio presentare quello che noi abbiamo realizzato, che ci sembra una cosa fantastica, ma il mercato giudicherà. Abbiamo fatto un motore a turbina composto da parte calda, da una gearbox che riduce i giri, da un generatore start generatore che serve sia per l'accensione della turbina sia poi per alimentare le batterie che verranno ricaricate al momento in cui un motore elettrico cercherà di utilizzare questo carico. Il motore elettrico serve solo per l'emergenza, ha un tempo massimo di 3 minuti e mi può portare a terra anche quando la turbina è spenta. Su quale elicottero trova applicazione questo motore? Questo motore qui, diciamo, lo mettiamo su quasi tutte le nostre macchine, è comunque un accessorio, la parte elettrica, si può avere sia con la parte elettrica sia non, ma ad esempio l'elicottero che vediamo di fronte, questo è equipaggiato con tutto il sistema di emergenza, per cui può permettersi di avere uno spegnimento motore a qualsiasi quota e di poter arrivare a terra con l'ausilio del motore elettrico che è incorporato in questo posto. Il Conner K2 è un elicottero experimental quadriposto. Il primo, forse l'unico al mondo di questa categoria. Una macchina che noi abbiamo presentato qui in fiera per la seconda volta. Ovviamente fra la prima e la seconda ci sono state delle modifiche sostanziali e degli aggiornamenti che hanno valso la pena di presentarla quasi come nuova macchina. Il primo aggiornamento che è stato fatto era il rotore che, anziché come nella prima versione tripala, è stato portato a 4 pale. Ha una solidità rotore molto importante e anche un'autorotazione, diciamo, più lunga, questo è. Gli interni della macchina sono stati modificati, la strumentazione è stata modificata, sono state modificate tante cose fra la prima e la seconda versione. Riteniamo che sia una macchina che in questo momento difficilmente si trova sul mercato. È un rotore quadripala di tipo semirigido, che caratteristiche ha? Intanto che è esente da manutenzione completamente, perché non ha nessun organo, nessun cuscinetto e niente. Questo rotore ha una particolarità che può fare delle manovre che altri rotori non possono fare. Naturalmente si scende sempre a compromessi, però diciamo, siccome l'idea del costruttore era quella di creare una macchina veloce, avevamo bisogno di un rotore molto fino per non avere resistenza nell'aria e per avere, diciamo, la caratteristica di correre, cioè di alta velocità. Infatti questa macchina viaggia a 110 nodi, 4 persone nella sua gamma, l'unico che può permettersi una velocità, una resistenza sull'aria minima e di conseguenza anche consumi ridotti. Certamente una macchina unica nel rapporto qualità-prezzo. Come viene commercializzato questo elicottero? Abbiamo diversi modi per poterlo commercializzare, intanto che siamo in attesa della certificazione. Oggi può essere venduto in scatola di montaggio, può essere venduto in experimental oppure anche completo al volo così. Dipende dal paese in cui verrà utilizzato e dalle rispettive normative di quel paese stesso. Sempre dalla Conner, l'elicottero K1, un biposto ultraleggero. Ne parliamo con il progettista Eric Dario. Il K1 è un elicottero ultraleggero che nasce dagli anni 2000, dallo sviluppo di una turbina a gas di nuova concezione che permette di avere 250 cavalli disponibili al pilota. L'elicottero ha un peso a vuoto di 280 kg e ha delle prestazioni importanti come una velocità di crociera di 110 nodi e delle velocità di salita di oltre 800 metri al minuto. Ha un range di autonomia di circa 600 km, è un motore che permette qualsiasi richiesta del pilota, un elicottero che permette emozioni indescrivibili.